Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Ho un occhio più chiuso dell'altro. Buon 2020 a tutti, come state? Io così così sono in piena sessione d'esami e sono un po' stressata, stufa di studiare, un mese che sono chiusa in casa, vedete come sono cadaverica, non ho ancora assorbito un raggio ultravioletto. Allora, come mai faccio questo video? Perché è un sacco che non ne faccio, mi sembra ovvio, mi sembra ovvio. Allora, in questo video volevo fare la mia consona, la mia solita, i miei soliti propositi. Fare i miei propositi per questo anno. Io sento che il mio anno, il 2020, andrà benissimo. Allora, ragazzi, il primo proposito, ve lo dico subito, è comportarmi di più come se fossi un influencer. Perché se vuoi diventare qualcosa, devi comportarti come tale. Allora, non so da cosa nasca questo mio desiderio, questo mio proposito. Dal fatto che io guardo il mio profilo Instagram. Madonna, come ci condizionano questi social network? Io guardo il mio profilo Instagram e in realtà ho iniziato a seguire Chiara Ferragni e Fedez da 2 giorni. Non lo so, però mi piacciono un sacco. Cioè, non pensavo, sono una coppia fantastica, hanno un bambino bellissimo. Vorrei essere il loro figlio. In questo momento dovrei studiare, vi dico solo questo, è che ero stufa di farlo e ho detto, vabbè, giriamo un video. Allora, insomma, il mio proposito primo è comportarmi un po' più come un influencer, cioè pubblicare più contenuti su Instagram, magari anche su Facebook e soprattutto su YouTube, perché come avete notato sono mesi che sono sparita e quindi il mio canale YouTube è andato a rilento, non dico male, però la mia crescita ovviamente era dell'1% rispetto a i mesi precedenti, cioè quelli, anzi l'anno scorso, diciamo, in cui ero molto più attiva, facevo molti più video, ho avuto una crescita molto alta e invece quest'anno è stata insomma, sono arrivata a 600 iscritti più o meno a agosto, luglio e adesso non ho ancora raggiunto i 700, quindi potete capire che il fatto di non caricare video influisca molto. Mi sono anche accorta di aver caricato solo 12 video in tutto l'anno, quando l'anno prima ne avevo caricati una cosa come, non so, tantissimi, almeno un centinaio probabilmente, non lo so. Bene, questo era un proposito, quello che non dico il più importante, però uno che vorrei riuscire a. Perché i propositi sono fatti per migliorarci, insomma, quindi io penso che questo mio comportarmi da influencer potrebbe migliorarmi la vita. Poi, vabbè, essere più rilassata, ragazzi, sono stressata come non so cosa, sono una corda di violino, sono davvero, ho l'orticaria in questo ultimo mese che, per fortuna adesso non ce l'ho in questo esatto momento sul viso, però io, chi mi conosce sa che soffro di questa malattia, di questa malattia della pelle, ok? Orticaria è cronica e ce l'ho sempre. E mi viene particolarmente nei momenti di stress, quindi non potete immaginare. Ok, poi ho messo a passare più tempo con i miei cani. Ho scritto Golia, ma dai, anche Loki, perché ormai mio fratello l'ha abbandonato, quindi ok. Passare gli esami con ottimi voti, ma dopo i 2 esami che ho dato non direi più ottimi voti. Diciamo che li ho dati bene, cioè nel senso, uno l'ho dato un po' così, però ho risposto, non mi aspettavo di scrivere così tanto. E mentre l'altro, ho scritto un sacco, sapevo tutto, però potrei aver sbagliato qualcosa, quindi voti medi. Mi va bene, voti medi. Poi fare ginnastica o sport in generale, sì, perché mi sto infiappendo un sacco. Sono flaccida, ingrasso, mangio schifezze. Ho bisogno di fare movimento perché anche io mi sento sfiga, cioè mi viene il fiatone a camminare da qua al bagno, cioè ragazzi, è pazzesco. Poi essere più ambiziosa. Ok, devo dire che rispetto a molto tempo fa il mio essere ambiziosa è molto calato e non va bene questa cosa, perché essere ambiziosi ci fa bene, ci fa puntare in alto e ci fa cercare di essere migliori sempre e costantemente, ok? Quindi di impegnarci, di fare le cose bene.
Io ho perso questo mio essere ambiziosa, non, o almeno non così tanto, insomma, non, ho questo gran desiderio di far chissà che cosa, anzi mi sto abbastanza adagiando sugli allori, quindi vorrei mantenere questa mia ambiziosità, ambiziositaggine elevata per potermi migliorare continuamente. E poi, vabbè, fare video mi sembra abbastanza ovvio che rientra nel essere più influencer. Comunque, ragazzi, mi soffio il naso. Comunque, potrei mettere un sacco più di propositi, solo che poi non so se effettivamente li seguirei tutti. Devo dire che ultimamente sto sviluppando un po' di passioni, un po' di interessi più che passioni, soprattutto facendo scienze ambientali. Mi piace un sacco la botanica adesso, prima le piante le schifavo, tipo non regalarmi piante, che schifo, muore al mio tocco. Invece adesso so un sacco di cose sulle piante, che sono una cosa fantastica, le piante ragazzi, sono magiche. Cioè vorrei coltivare patate, fagioli, cipolle, qualsiasi cosa, giusto per piante carnivore, piante grasse, di tutto. Allora ragazzi, potrei aggiungere ai miei propositi il coltivare una pianta, crescere una pianta da un seme. Magari non un fagiolo stavolta, ok? Anche perché, cioè, sì, è semplice il fagiolo. L'ho fatto anche morire, però, il fagiolo come ho fatto, vi ricordate? Vi metto il link da qualche parte. Però, sì, insomma, dai, farò crescere una pianta. Magari datemi dei suggerimenti su quale pianta, ok? Non troppo difficili, che non è che abbia il pollice verde. E poi, niente, ci faremo qualche aggiornamento a riguardo. Bene, io spero che questo video sia stato veloce. Vi sia un po' interessato, ma non so quanto ve ne freghi dei miei propositi. Spero di essere più attiva d'ora in poi, magari dopo gli esami, perché adesso sono proprio tirata, tirata. E grazie a tutti, vi voglio tanto bene. Un bacione. Insomma, scusatemi questo svarione sugli acquari.